saluto a tutti, io sono Filippo Salaris e noi siamo gli artisti fuori posto. Ancora una volta in queste brevi lezioni ci poniamo sempre l'obiettivo di parlare di dizione italiana. E non solo, ma anche di tutto ciò che è legato a questo magico mondo dell'italiano standard e delle voci che lo animano. Oggi vedremo insieme un altro brano che ci aiuterà nel nostro percorso, una lettura che farò io stesso, e questa lettura ci permetterà in questo modo di lavorare ancora una volta sull'ascolto attivo. Ascolto attivo perché, ripetiamolo ancora, attivo perché bisogna stare ben attenti, bisogna ascoltare e stare con le orecchie ben aperte. Bene, non mi resta che iniziare. Il brano che vi porto oggi è un brano di un autore che forse molti di voi conoscono, Edgar Allan Poe, che ha scritto un notevole numero di racconti e mi pare solo un romanzo e un'opera teatrale, il Populizio se non sbaglio. Ecco, il brano di oggi è tratto dall'incipit, appunto è solo un estratto, di Una discesa nel Maelstrom. Non ci resta che iniziare. Buon ascolto. Avevamo raggiunto il sommo della rupe più elevata e per qualche momento il vecchio parve troppo esausto per parlare. Non è passato tanto tempo da quando io avrei potuto guidarvi su questa strada come il più giovane dei miei figlioli. Ma circa 3 anni or sono mi capitò un'avventura quale non è mai toccata a essere umano. O almeno a essere che le sia sopravvissuto per raccontarla. E le 6 ore di terrore mortale che ho passato allora mi hanno rovinato anima e corpo. Voi mi credete vecchissimo, ma non lo sono. Ci volle meno di un giorno per farmi diventare bianchi i capelli, per fiaccarmi le membra e scuotermi i nervi così da tremare a ogni più piccolo sforzo e da aver paura di un'ombra. Lo crederesti che quasi non posso guardar giù da questa piccola rupe senza essere preso da vertigine? La piccola rupe sull'orlo della quale il vecchio si era negligentemente sdraiato per riposarsi, in modo che la parte più pesante del corpo sporgeva nel vuoto e l'unica cosa che lo ratteneva dal cadere era il gomito puntato contro lo sdrucciolevole angolo estremo della roccia. Quella piccola rupe di nero granito lucente si ergeva a picco di 1500 o 600 piedi sopra il mondo caotico delle rocce sottostanti. Per quanto mi riguarda, nulla al mondo avrebbe potuto tentarmi ad avvicinarne l'orlo più in là della mezza dozzina di piedi che me ne separavano. E anche per oggi abbiamo terminato, siamo giunti alla conclusione. Io rinnovo il mio saluto e vi ringrazio per essere stati in ascolto. Vi ricordo che io sono Filippo Salaris e noi siamo gli artisti fuori posto. Speriamo come sempre di essere stati d'aiuto in questa occasione con queste piccole curiosità sulla dizione italiana e vi raccomando di stare con noi sul nostro sito www.artistifuoriposto.com o sulle nostre reti social per approfondimenti e tanto altro. Un saluto a tutti e buona dizione!